Ciao a tutti ragazzi, oggi siamo io e Dynamic e vorremmo recensire, o vorremmo, perché vorremmo, faremo una recensione su un gioco chiamato C9. Quindi, senza paure, senza cavolate, cavolaterie, andiamo avanti. Scusatemi, ma cosa vuol dire host? Dynamic, che cacchio vuol dire host? Te lo sai, vero? No, l'hai detto te di dire host. Come, cioè, io pensavo che era figo, cioè, l'altro giorno sono andato su internet e ho visto uno che diceva: "Ragazzi, sono il vostro host", e io praticamente l'ho preso da lì, e che cacchio ne so cosa voglia dire host. Te Come sei un possiamo fare? totalmente idiota, cretino. Se lo sai cosa bisogna dire, perché l'ha detta a noi? Cazzo, ma, ora cosa facciamo? Come facciamo a capire? Io pensavo che te sapessi cosa vuol dire, dato che vivi in Inghilterra potresti sapere cosa voglia dire. Ma io non so, te sei così imbecille più di me per non saperlo. Ma Certo, se aspetta, avendo. è che stavo facendo le seghe, allora mi sono scordato. Ah, ok, un'altra cosa. Ora come facciamo? Cosa possiamo fare? Non lo so. Hai qualcosa per ricercare questa parola? Sì, c'è il mio dizionario, aspetta. Ok. Ragazzi, torniamo tra un po'. Dopo varie ricerche sui dizionari, Google, Yahoo, YouPorn, i ragazzi sono raggiunti ad una risposta. Ah, fappami di brutto, cucciola. Ai, fappami. Ecco. Che Ettore! cazzo poi, Dynamic? Non vedi, sto fappando qua. Fappami di brutto. Che c'è, Dynamic? Non mi rompere le Ettore! Ettore, siamo in onda! palle. Come siamo in onda? Siamo in onda su Cazzo, YouTube, dimmi. cretino! Cazzo, dimmelo prima, no? Cioè, te, dimmelo prima, no? Ok. Dove eravamo rimasti, ragazzi? Eravamo rimasti nella parola che. Qual era la parola? Mi sono dimenticato. Dynamic, sei pronto o stai fappando ora anche te? Pronto? Stai Ok, fappando nella anche parola host, scusate. te? Ora ti scusi anche per averlo detto la parola, va bene, ok. Comunque, eravamo rimasti nella parola host. Dopo varie ricerche, infatti, scientifiche, classiche e alienistiche. Siamo risaliti alla parola d'origine di host, che è una parola molto non ci riesco a parlare perché è così difficile da pronunciare. Oh, host è una parola molto insignificante. Infatti non sappiamo che cazzo voglia dire. Ok ragazzi, dopo questa breve interruzione su questa parola che non voglio. Cioè, non lo E voglio non ridire. insegniamo, Non, ma come, ascoltiamocelo. ascoltiamocelo, sì, Dai. come dice Dynamic. Praticamente iniziamo a vedere dei punti. Cioè, iniziamo a vedere i punti del gioco. Cioè, vari. Beh, in poche parole iniziamo a fare serie invece di Ok, sì, invece. dire Infatti, risalza. quello che volevo dire io. Ma. Okay, no, niente, ma iniziamo con il primo punto. Pizzaioli di tutta Italia. Tutti che babbari in Italia ci stanno rubando il lavoro, hanno più clienti di noi e il nostro ristorante a 5 stelle è vuoto, mentre i loro bar sono pieni di zeppi di italiani. Non possiamo permettere che quei bastardi ci rubino il posto. Quindi dichiaro un attacco a loro e questo è Pizzarta! Oi, su ragazza, dove tu irà? Torpizza, torculo, vitridio, che di bandogiani conca. What the fuck? Anche se non ho capito una singola parola di quella che hai detto, io ti ammazzo e ti aspezzo anche. Signore, dato che non capisce un cazzo, ho portato il traduttore da kebabese al pizzese. E tu chi cazzo sei? Sono il suo umile servitore pomodoro. Ti è babici rabaccia, già ordo te. Ora duira, caetta caetta, ciutu ciutu cuira, kebabanamu, al pizzaglio del kebecimu. Ah, sì? Oi fare di rabaccia, tartarigiaia, kebabici terke, tuira evocare col, aschio gucciarmuna. Ma come no? Tanto vinceremo sempre perché noi lo facciamo più buona. Quindi succhiami il pene corto. Succhiati invece, non a mio, ma tuo. Ragazzi, dopo questa storia avrete una faccia così. Quella non è la storia vera e propria, ma una storia verosimile a quello che abbiamo letto o abbiamo capito da quello che c'era scritto. Infatti la vera storia era di tre linee, quindi per allungarlo abbiamo
messo questa storia un po' creata, cioè non un po' creata, perché sennò sarebbe stato troppo noioso, credo, ma che palle, io non lo vado a vedere tutto questo. Infatti solo per quello. Praticamente la, ok, ora vi raccontiamo anche la vera storia, che parla di, dato che è un gioco di ruolo, maggior parte consiste nei combattimenti tra buoni e cattivi, come tutti i giochi RPG. Chi non sa cosa voglia dire RPG, è, in inglese vuol dire role playing game, in italiano gioco di ruolo normalmente. È un gioco hack and slash, nel senso un gioco che colpisci e ammazza gli avversari, cioè... Mi raccomando, in questo gioco non si usano hack, perché è proprio una cosa non è che c'è scritto hack e slash vuol dire che usi hack, no, non si usa hack e uso slash, no, ma cioè, è hack, cioè... nel senso colpisci molto forte, cioè fortemente, esatto, e ammazza gli avversari. Praticamente la storia parla di questi della... non so pronunciare questa parola, però si chiama Gelehenim, una cosa del genere, che si ribellano contro uno che si chiama Nefer, che praticamente vorrebbe riportare in vita i suoi scagnozzi dall'altro mondo per distruggere il mondo, e non c'è so perché. C'è parole nella storia che avete visto, i kebabari. I kebabari che vogliono rianimare il loro discendenti, più il loro scagnozzi, per sconfiggere i pizzesi o pizzaioli. Ok, dopo questa la parte della storia, ora partiremo con il secondo punto, e il secondo punto ve lo farà tutto Dynamic, quindi ecco il secondo punto, che sarà sui riguardo ai caratteri. Iniziamo subito. Il primo carattere, il più semplice, è il fighter. Che cos'è il fighter? Il fighter è il semplice guerriero. È la classe che utilizza vari tipi di armi e scudi e altre varie. Ecco, diciamo. Vorrei aggiungere qualcosa. Praticamente è una classe che vuole giocare molto alla difesa e all'attacco, potrebbe usare questa classe. Sì, esatto. Mentre il hunter, che è un cacciatore, è la classe che può attaccare gli avversari da lontano, quindi una specie di fighter, però che attacca da lontano. Sì, infatti lui maggior parte... Infatti usa l'arco. Sì, infatti, quello che volevo io. Poi... mentre lo sciamano, che sarebbe lo shaman nel gioco, è la classe che usa la magia, infatti è la classe che sarebbe la classe priest negli altri giochi online. Io ho una cosa da dirvi, che io... come primo PG avevo scelto il fighter, però non mi divertivo abbastanza perché attaccavo quello da vicino, non ci trovavo gusto. Poi ho cambiato classe, ho preso lo shaman e mi sono divertito molto molto di più. Quindi per chi ama giocare da lontano, divertirsi, gli consiglio ovviamente lo shaman invece del fighter, visto che è classico. Infatti, dato che lei ha una specie di lancia, può colpire più o meno gli avversari da un metro, non come il cacciatore che può colpire anche da più lontano. Sì, poi c'è il Witchblade, che è capace di usare i fulmini, attacchi a corpo a corpo, eccetera. Che praticamente... questo PG è del nostro amico Rector, che vi può spiegare anche di più. Infatti vi dico alcune cose importanti di questo PG, cioè usa fulmini, nel senso non tutti gli attacchi consistono a usare i fulmini. Attacco corpo a corpo, infatti lei usa, cioè lei, dato che è un PG femmina, usa attacchi a corpo a corpo, infatti, come dice Dynamic, praticamente sarebbe anche le sue classi sono, cioè usano tutti spade, quindi niente, e solo che posso dire è la, secondo me è la classe più bella nel senso di femmina, e c'è anche delle cose gigantescole, ok, non vi dico niente altro. Vorrei aggiungere una cosa, che le classi sono bloccate di sesso, che non, cioè in cui non si possono cambiare, quindi il fighter e l'hunter sono maschi e lo shaman e il witchblade sono femmine. In più vorrei aggiungere un'altra cosa, le classi, in cui a livello 10 si sceglie la prima classe, che non cambia quasi niente, si aggiunge solo un nome, in cui te sei tipo master, shaman, eccetera, una cosa simile. Mentre a livello 10, cioè a livello 20, scusate, si sceglie la classe vera e propria, in cui si sceglie la skill, eccetera. Quindi
vorrei aggiungere una cosa che praticamente intendeva dire che erano non classi, ma erano cambi di classi. E basta. Ok, abbiamo finito la parte delle classi, quindi andiamo con il terzo punto, e che sarebbero, eccolo qua. Avete visto che il terzo punto parla delle skill, infatti molti giochi non vengono giocati dai giocatori dato che l'animazione delle skill fanno schifo, e in questo caso no, non fa schifo, intendiamoci. Infatti può dirvi anche Dynamic che non fanno schifo, vero? Sì, Non è fanno vero. schifo. Siccome questo gioco è molto particolare, io direi anche molto bello, siccome non c'è così tanto shop, eccetera, quindi potrei dire che addirittura se vi svegliate alle 4 di mattina e vi regalano qualcosa che io non so assolutamente come fare, ma il nostro amico Rector sa fare, quindi se ve lo volete sapere scrivetelo sotto in commento. Cioè, non so che cavolo sto dicendo. Comunque, penso avete capito. Cioè, parliamoci delle cose shop dopo alla fine. Ora non ci interessa quelle cose. Come abbiamo detto, parliamo ora delle skill. Infatti vi mettiamo un clip delle skill, praticamente un video proprio trailer fatto dal... Ah già, abbiamo dimenticato di dire una cosa, che il gioco lo pubblicano il sito o il publisher chiamato Websen, che secondo me sono uno dei migliori in assoluto. Secondo me. Praticamente volevo aggiungere. Naturalmente se siete qualcuno di altri publisher non vi offendete. Beh, non Sì, vi vabbè, offendete. Queste cioè. sono questioni di gusti. Per Infatti. esempio, il mio publisher preferito è Alaplaya. Che secondo me non è il mio, ovviamente. Ok, ecco la clip. Ecco che arriva. Ok, eccolo. Ragazzi, avete visto le skill che sono, secondo me sono, cioè, una delle figate più assolute del gioco. Però l'unica cosa che mancava nel video era, mi sembra, la classe Witchblade, che cioè, non c'erano gli attacchi suoi, cioè di quella classe. Comunque, se volete vedere, vi mettiamo, che ne so, delle link proprio del canale di Websen per andare a vedere. Ok. Ora partiamo, abbiamo finito con le skill e i caratteri, ora partiamo con il quarto punto. E visto che il quarto punto parliamo uno degli intrattenimenti del gioco, che è il PvP. C'è molte cose da dire infatti su questa cosa. Infatti, cioè, non so da dove iniziare. Ok, era 5 minuti di suspense. Ok, iniziamo proprio dal ranked PvP, che non sapete che cazzo vuol dire. Infatti vi spieghiamo ora cosa vuol dire. Ranked in inglese vuol dire che praticamente, come posso spiegare, che avete un numero, diciamo, dentro il gioco, che siete, per esempio, ranked, nel senso primo, siete nella posizione, ah, cioè,
vuol dire posizione, è una PvP di posizioni, dove praticamente un giocatore lotta con un altro giocatore attraverso un sistema di accoppiamento automatico, cioè intendo dire che il giocatore... Cioè il non giocatore, pensiamo male, non pensiamo male, dico. Sì, accoppiamento nel senso il sistema che c'è dentro, cioè che c'è dentro il gioco, ve lo sceglie automaticamente il vostro avversario che è al vostro stesso livello. Quindi è una buona cosa, perché non vorrei praticamente, come che ne so, altri giochi che mettono uno di livello 90 contro uno di livello 30, diciamo. E certo che fa quello di livello 30 è fritto, se non shoppa di brutto, diciamo. Ok, andiamo il secondo PvP, che è Relay Matches. È una modalità, cioè Relay Matches è l'unica cosa che mi viene in mente, che devi affidarti alla squadra, cosa del genere. È la modalità PvP in cui due squadre di un massimo 8 giocatori devono lottare con la squadra avversaria, che sono composte sempre dagli stessi numeri di giocatori. La partita è uno contro uno. Infatti alla fine della partita, se un giocatore della squadra ha vinto, per esempio, che ne so, la squadra dei pizzaioli ha vinto con la squadra dei kebabari, la squadra dei pizzaioli, il giocatore che ha vinto deve fare un'altra partita con un altro giocatore della squadra dei kebabari. Quindi un continuo così. Se io, che ne so, la squadra del pizzaiolo vinco due volte contro di loro e gli ammazzo due giocatori, e io comunque ho a disposizione altri 7 giocatori, una cosa del genere, alla fine vince la squadra che ha sconfitto per prima tutti gli avversari. Ok, questo lo conoscerete tutti, questa modalità, la terza modalità, Deathmatch. Vabbè, Deathmatch, una modalità di, come possiamo dire, cioè una squadra con un'altra squadra. Ok, è una modalità PvP dove due squadre si affrontano, vince la squadra ovviamente che raggiunge i punti indicati per prima, nel senso c'è un limite di punti, si raggiunge una squadra, che ne so, pizzaioli raggiunge sempre, parlo dei pizzaioli perché vincono sempre, cioè hanno vinto nella storia, quindi parlo sempre di loro. Raggiunge i punti, cioè se pizzaioli raggiungono, che ne so, i 300 punti che sono indicati, e che babari raggiungono anche se 299, vincono il pizzaioli. Ok, l'ultima match, cioè ultima cosa della PvP, un'ultima modalità della PvP è team match, che è modalità di squadra, cioè PvP con dove due squadre si affrontano e vince la squadra che sconfigge tutti gli avversari per prima. Sì. Ok, abbiamo finito con le modalità vere e proprie del PvP. Ora c'è da parlare del training, che praticamente è una modalità dove potete imparare PvP. Quindi anche se non sapete un cavolo, un cazzo come me, avete un aiuto da parte del gioco per sapere come si gioca il PvP. E non ci chiedete di fare un PvP se avete il gioco, perché facciamo comunque schifo, vero Dynamic? No. Come no? Io sono un pro. Sì, lui sempre pro in cose di gioco. Ok, abbiamo finito con il quarto punto, mi sembra. Ok, ora dovremmo iniziare con il quinto punto. Eccolo qua. Sì, sì, certo, ci sono tanti punti da vedere su questo gioco, perché abbiamo giocato un bel po', quindi abbiamo scoperto tante cose. Chi altri forse non hanno scoperto nemmeno, ok. Comunque andiamo con il quinto punto, eccolo qua. Ok ragazzi, e prima di iniziare di parlare sul quinto punto, che avete visto è la guild, cioè vabbè, vi spiegheremo dopo. Abbiamo dimenticato di dire una cosa sulle skill, che c'è anche una specie di skill che si chiama, aspettate un attimo, Fury, mi sembra, sì, Ultimate Fury Skill, che praticamente praticamente c'è una barra dentro il gioco rossa che se quando è pieno vi dice di cliccare tutte e due i tasti del mouse, e se cliccate tutti e due i tasti, infatti vi arriva una skill, cioè un'aura che vi aumenta gli attacchi, la difesa eccetera,
è solo una skill che vi aiuta. Poi c'è, vabbè, ok, iniziamo con il punto della guild. La guild non, c'è una guild piuttosto simile a altri giochi, infatti è la modalità dove, cioè per chi non sa cosa voglia dire guild, la guild è praticamente dove è una squadra che dove mente vuol dire aspettate un attimo, ecco, mi è venuto in mente, è come un clan dove praticamente ci sono vari tipi di squadre che in cui potete entrare voi e che potete assistere, che ne so, lotte squadre contro squadre eccetera, come chi conoscesse 4 League ovviamente saprà che è clan. Ok, e il sistema del guild mi sembra abbastanza normale, però non è che mi è piaciuto così tanto, perché troppo, cioè dovete faticare di troppo, cioè troppo. Nel senso, create un guild con, mi sembra, 10.000 di cose, soldi nel gioco, però non è che è finito lì, dovete guadagnare. Cioè, se volete fare una casa del guild, per esempio, dovete guadagnare un milione, 100.000, mi sembra. No, aspetta, che cosa sto dicendo? Un attimo, ragazzi, fatemi ricordare, mi sembra. Molti decidi di un milione. Vabbè, quello che è, molti soldi, diciamo. Non mi ricordo l'esatto. praticamente che la casa del guild sarebbe che lì dentro potete dare permessi ad alcuni giocatori, infatti ci sono anche le classi, nel senso il rank, praticamente chi è prima posizione può andare anche nella cosa, rank nel senso di livelli anche dentro i guild, se uno di livello basso non può avere, cioè non può usare molte cose, invece se uno di livello alto come l'amministratore può usare molte cose, certo l'amministratore è il braccio destro del master. Il braccio destro, raga, che roba, anche il sinistro, il braccio destro. Vabbè, però dentro il gioco c'è anche un altro grado più superiore dell'amministratore, mi sembra, non mi ricordo il nome, però c'è. Comunque l'ufficiale. Sì, e praticamente c'è una parte di classe, cioè di, diciamo, di chiamiamoli classi dentro i guild. C'è una parte di classe che possono entrare dentro questa casa e usufruire il suo vantaggio, come avere un'espansione di inventario in più. E poi parleremo di inventario ovviamente, perché c'è un grande casino in queste cose. Poi vabbè, come livellare questo guild? Il guild c'è, cioè, massimo di cioè non so quanto sia il livello massimo, però possiamo dire che serve un tantissimo tempo, perché guild ci sono dei punti che potete utilizzare per livellarlo, che si guadagna attraverso, cioè guadagna in base ai livelli. Per esempio, voi avete, che ne so, uno che sia di livello, diciamo, 50 nella vostra guild, l'unico. Se lui fa, che ne so, combatte in un dungeon, nel senso, combatte in un dungeon, lui guadagna 50 punti perché i suoi livelli sono 50. Invece se giocate, che ne so, i guild voi, insieme ad altri amici, sempre che fanno parte dello stesso guild, se giocate insieme nei dungeon potete guadagnare ancora di più i punti, perché vi dà un sacco in cui contengono alcuni punti. Ok, cioè, mi sembra che non ci sia altro da dire. Vabbè, i guild, praticamente poi ci sono anche delle skill che potete acquistare sempre con i punti guild, basta, e anche dei buff che sarebbero delle cose in più, ovviamente all'attacco, che ne so, 20% o cose del genere. Invece è guild master, nel senso chi è il maestro, diciamo, del guild, può kickare, cioè può bannare una persona dopo 5 giorni. Non può bannare una persona prima dei 5 giorni. Poi c'è, mi sembra, dalla terza classe in poi non puoi farlo scendere di classe, perché lo puoi far scendere due volte, cioè dalla terza in sotto, ma se metti uno di classe superiore alla terza
o la terza classe, mi sembra che non potete cambiare, potete cambiare, aumentare la sua classe ma non potete diminuire. E ok, abbiamo finito con la guild, ok, abbiamo finito con la guild, quindi partiamo con... Ah ok, vedendo la cosa abbiamo dimenticato di dire alcune cose, come le dungeons. Per chi non sa cosa voleva dire dungeon, è una cosa molto grave infatti. Per chi gioca in RPG dovrebbe davvero sapere cosa voleva dire dungeon, vero? Vero. Ok, ve lo può spiegare questa parte Dynamic, vai Dynamic, spiega lì se è cos'è un dungeon. Dungeon è una dimensione parallela in cui ti vai a combattere. E in cui ci sono i mostri e te devi completare tutto il dungeon, che ci sono diverse difficoltà come super hard e altro, easy, normal, hard e super hard, che sarebbe modalità molto difficile, quindi cioè è finito qua, e in più dovete finire l'missione proprio sul dungeon, se no non potete finirli. E poi cos'era? Nel dungeon potrete trovare sempre qualche cosa rara, come su tutti i giochi, basta. Ok, poi ultima cosa, come aveva accennato Dynamic, le cose su cash shop, nel senso, i shopponi se esistono, e dentro il gioco esistono i shopponi, ma però non è come altri giochi, come diciamo, cioè non è un gioco pay to win, come lo chiamerebbe alcuni. È un gioco praticamente dove potete avere i vestiti, che sono delle figate incredibili, specialmente quelle delle donne. Beh, non siamo froci, però vi attraggono, diciamo, vi attraggono. Ultimamente quella ultima dell'estate mi attrae di troppo anche. E vabbè, parliamo di brutto, ragazzi, sì. Come un abito bianco da sera con due cosini e basta. Cazzo. Ok, comunque parlavamo del shop. E il shop cioè non vi dà nemmeno vantaggi proprio alti. Poi cioè, diciamo così, i vestiti se comprate non hanno nessuna stat, nel senso non vi fanno niente, solo una copertura, diciamo, della vostra base. È solo per farvi vedere quanto è figo se mettete quel vestito, basta, fine. E poi ci sono alcuni item che secondo me dovrebbero anche mettere attraverso delle quest, per esempio le espansioni, almeno una espansione della cosa, cioè dell'inventario dovrebbero mettere attraverso un quest. E per chi non sa quest, non guardi questo video. Ah, dai, spieghiamo anche queste cosa significa. Che è quest? Perché è nabbo? Perché è nabbo? Spiega Dynamic, perché lui è nabbo, vai. Ok, i quest sono semplicemente delle missioni da fare, invece di dire missioni si dice quest, una cosa più semplice di cagare. Infatti, abbiamo finito di dire le cose su shop, perché non esistono shopponi, non esistono cacchi di pay to win, non esistono froci innanzitutto. Forse anche esistono, ma non lo sappiamo perché non l'abbiamo incontrato. Ok, quindi andiamo con l'ultimo punto, che non mi ricordo che cazzo di punto è, ma è il sesto punto, ok. Io me lo ricordo che punto è, se vuoi ve lo dico. Ok. E è come scopare. Ah, ok. Ecco l'ultimo punto. Ok ragazzi, avete visto, l'ultimo punto sono i difetti, cioè a noi piace il gioco, però anche cioè dei difetti proprio incredibilmente esiste mai un gioco perfetto, ti rompono le palle, diciamo. Ok, i difetti, primo difetto, non vi dico niente, perché un giorno di cioè un giorno, dato che per perché lasciamo ok, non ci riesco a parlare, un attimo. Dynamic, non è che lo faccio io, devi farlo anche te, Ok, ritorniamo dove eravamo. Praticamente un giorno stavo giocando questo gioco. Un giorno. C'era una volta un giorno che stavo giocando questo gioco. Ecco cosa è successo. Oh, 3 ore di cazzi di. Cioè, 3 minuti di che apri chiudi il gioco, perché non mi funzionava, non so perché. Sono riuscito ad entrare. E cosa ho trovato? I server erano cazzi pieni. Io ero, cioè, da 3 ore lì, cioè, a
sistemare sto cazzo di gioco e alla fine cosa mi trovo davanti? I cazzi di server pieni! Ma... Ok, dai, non parlate perché mi sono già staccacchiando. E i server sono così pieni che non la Madonna lo potrebbe curare. Parte difetti di server, ora parliamo difetti sull'inventario, cazzo! Cazzo, ragazzi, ci abbiamo uno screenshot del mio inventario, ecco. Avete visto tutti quegli oggetti con il coso, il lucchetto? Non potete nemmeno metterli nel vostro, nella vostra banca, diciamo nel vostro warehouse. Ecco il warehouse, ce l'ho anche quasi pieno quello, guardate. Cazzo, è una cosa molto... E per comprare gli spazi dovete spendere più o meno 10 euro, più di 7 euro mi sembra. Per queste cazzate sull'inventario mi sembra che abbiamo finito i difetti. O c'è abbiamo... No, ok, c'è un altro difetto. Ok, dimmelo. Il difetto è che c'è molti giochi, cioè sì. In questo gioco non si può sposare, non si può... non si può fa quello, ok? Avete capito? Ah sì? Ah sì, sì. Ok, no. Siccome ci sono queste ragazze molto hot, perché non si può fare queste cose? Io mi chiedo. Secondo me no, perché dato, cioè, è una cosa che è impossibile, perché che ne so, se uno vuole giocare come Witchblade, dato che gli piace il fulmine, loro dovrebbero fare anche la parte, cioè il carattere maschile di Witchblade. Che secondo me non esiste, perché witch vuol dire, cioè è una classica carattere femminile, perché witch strega, e strega non è che esiste, non è che esiste strego, cioè ti strego, cazzo, esiste uno strego, esiste il mago, però non è un esiste lo stregone, ma non lo strego, cioè diciamolo. E poi se uno, cioè ancora, cioè metterebbero comunque i cosi del sposo, sarebbero sposi tutti frogi, diciamo. Quelli che sposerebbero tutti frogi. Frogi. No, cioè, non giocherebbe nessuno. Quelli. Ok, lasciamo perdere. Comunque abbiamo finito con i difetti. Ultima cosa, dato che abbiamo detto di tutto. Mi sembra di tutto. Ecco, abbiamo fatto, cioè è la nostra prima recensione. Se infatti se vi è piaciuto il video, lasciate un commento, cioè lasciate un mi piace. E se vi è piaciuto proprio, cioè volete vedere altri video come questi, iscrivetevi al canale ovviamente. E se volete sapere qualcos'altro invece, lasciate un commento. Vi dico di vederli perché li dovete vedere, perché noi siamo gli RGR. Quindi ecco, l'ha detto tutto lui. Noi siamo i rincoglioniti, J rincoglioniti. Ok, ciao a tutti.